Garantire agli studenti una normale frequenza scolastica senza dividerli, magari con permanenza in strutture diverse e senza doppi turni. È importante tutto ciò per la crescita dei piccoli alunni. Non ha dubbi la dottoressa Grazia Gentile della Società Italiana di Pediatria. L'argomento è di piena attualità, con casi di studenti che si ritrovano ad essere ospiti di altre strutture, anche più di una, con la conseguente separazione di alunni di uno stesso plesso e casi di studenti costretti ai doppi turni. Tutto questo viene sconsigliato dagli esperti, ma accade, accade spesso. Accade in Campania, in provincia di Salerno, nell'Agro. In questi giorni la questione ha interessato, ad esempio, il plesso Manzoni di Pagani, chiuso dalla sera alla mattina. Non è fisiologico tutto questo, il bambino è nella prima parte della giornata e la mattina soprattutto che è maggiormente recettivo, attento e disponibile ad apprendere, ad imparare. La scuola di pomeriggio è una estrema ratio, è legata a situazioni di non saggia programmazione delle attività. Questo impedirà per esempio ai bambini l'attività sportiva che normalmente è collocata nelle ore del pomeriggio, altererà completamente l'organizzazione della famiglia, immagino una madre che lavora che al mattino insomma non sa cosa fare. Quindi se è una situazione temporanea legata ad un'esigenza che si apre e si chiude in un mese, allora va spiegata ai ragazzi: cari ragazzi, frequenterete di pomeriggio perché è successo questo, e nel vostro interesse stiamo aggiustando la scuola, e poi si ritorna di mattina. Non consiglio assolutamente di dividere i bambini, non consiglio di far perdere l'identità di scuola. C'è una situazione che si è creata e i ragazzi e le famiglie devono essere assolutamente supportati in questo, ma è un evento che deve aprirsi e chiudere. Se non dovesse essere così? E si altera completamente uno stile di vita, uno stile familiare, si va incontro ad una situazione di alterata fisiologia e quindi ci potrebbero essere dei problemi sul rendimento scolastico, sul livello di attenzione, disturbi del ritmo sonno-veglia, insomma, in parole semplici, un po' di casino sicuramente. Individuiamo soluzioni economicamente percorribili, però garantiamo scuole nel territorio in orari fisiologici ai bisogni dei bambini, perché la buona scuola deve essere una scuola di qualità, non una scuola per fare la scuola. La scuola deve essere di qualità. E vorrei spezzare una lancia anche sulle insegnanti che lavorano e sui dirigenti scolastici in strutture non sempre all'altezza, e anche loro saranno costretti ad organizzare, immagino anche le donne e anche gli uomini, a rimodulare tutta la loro giornata e vita familiare perché bisogna andare a scuola di pomeriggio. Questa è una cosa che su un livello di programmazione poteva essere evitato.